È stata consegnata stamattina al comune di Scicli da parte della Protezione Civile Regionale la circonvallazione ovest che collega la via Ospedale con viale Primo Maggio. Sulla consegna dell'opera erano sorte delle polemiche con il sindaco della città, Enzo Giannone, che aveva rifiutato l'acquisizione della struttura perché mancante di un collaudo. La vicenda era stata anche oggetto di polemica tra l'amministrazione e l'ASP di Ragusa con il manager Ficarra che sollecitava la Protezione Civile per aprire l'arteria in modo da poter rendere operativa l'ambulanza medicalizzata. Oggi finalmente la consegna e l'apertura della circonvallazione. Presenti all'inaugurazione rappresentanti dell'amministrazione comunale e della protezione civile provinciale. Sì, apriamo oggi questa importante strada della città. Dico bene, apriamo perché non è soltanto una consegna. Penso che sia un momento importante per la città. Ho voluto un profilo basso, nel senso che non c'è nessuna inaugurazione formale, nessuna celebrazione. Purtroppo questa strada, così come tante opere pubbliche in Italia, ha bisogno soltanto di essere aperta, non di essere inaugurata. Forse si dovrebbe chiedere scusa per quanti anni ci vogliono in Italia per fare delle opere pubbliche, ma comunque andiamo oltre. In questo anno di amministrazione abbiamo accelerato, abbiamo pressato, abbiamo sollecitato a che la stazione appaltante, cioè la protezione civile, completasse l'iter tecnico amministrativo e siamo arrivati a questo punto. Anche grazie, lo ripeto, al supporto, al contributo importantissimo di Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha sostenuto in questo grande impegno. La città di Scicli oggi ha questa arteria fondamentale che permetterà di collegare in maniera molto più celere le periferie, Iungi in particolar modo al centro storico e all'ospedale Busacca. Siamo arrivati finalmente oggi alla consegna di questa strada con tutti i canoni di legge. È stata un'opera che ha richiesto parecchio impegno da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, quindi sia la mia che il comune di Scicli che è ente cofinanziatore dell'opera. Finalmente i cittadini di Scicli potranno disporre di un'opera che è utile per la sicurezza e per la mitigazione dei rischi sul territorio. L'iter che ha condotto a questa giornata è stato abbastanza lungo nell'arco degli ultimi anni, anche perché l'opera è abbastanza complessa dal punto di vista, sono soltanto poco più di 1 km e 100 m di strada, però coinvolgono diverse opere d'arte, ci sono terre armate, ci sono ponti, attraversamenti, collegamenti fognari e quindi è stato importante, insomma, dal punto di vista progettuale, ma la cosa più importante è dotare la cittadinanza appunto di un'opera fondamentale per la sicurezza degli abitanti.